Ciao a tutti, oggi era la giornata di Reggiana Siena, era una partita da prendere certamente con le pinze. Voi memori del ricordo dell'andata che non è stata proprio una grande partita. Infatti a Siena avevamo perso 1-0 in una partita dove il Siena aveva dominato, aveva giocato molto meglio, aveva costruito una difesa insormontabile e avevamo visto una Reggiana decisamente sottotono, poco convinta, poco lucida e a volte anche macchinosa. Infatti la sconfitta era arrivata decisamente meritata. Poi fra l'altro c'era stata pure l'espulsione di Montalto, che ancora non è rientrato, lo stiamo aspettando perché sicuramente di lui abbiamo bisogno in fase offensiva, anche se oggi non si è notata la sua assenza. Fra l'altro oggi ha giocato quasi tutto il tempo Cigarini, rientrando finalmente in squadra dopo quasi diversi mesi d'assenza, insomma, si era infortunato a giugno dell'anno scorso, quindi insomma 6 mesi fuori dal campo ci è mancato parecchio anche lui. E come dire, questa partita però è stata tutta un'altra storia, una Reggiana che ha dominato, ha vinto 4-0, quindi senza grandi problemi, una Reggiana che è scesa in campo dal primo minuto convinta di poterla fare sua e di dominare la partita. In effetti così è stato. Il Siena ha cercato di fare qualcosa nel primo tempo, cosa che non gli è proprio riuscita. Anzi, la Reggiana nel primo tempo ne ha fatti due. Diciamo anche grazie a Cabasci che oggi ha fatto una partita sontuosa. Primo gol, infatti, lo dobbiamo a lui, nonostante il gol sia da segnare a Mattia Muroni. Il gol è fondamentalmente stato costruito da Cabasci e dalla sua caparbietà. Va sulla destra, salta un uomo, fa un passaggio rasoterra in mezzo all'area, Muroni è lì e la butta dentro con una certa facilità. Certo, dobbiamo ringraziare anche il portiere che ci ha reso ancora più semplice il gol, anche perché ha fatto un liscio clamoroso. Però, insomma, il tiro era perfetto, era bello teso, bello forte, quindi, insomma, non era neanche così semplice pararlo, però, insomma, va bene così. E il secondo gol, invece, è di Pellegrini che arriva al 45esimo. Pellegrini ha dimostrato di essere un buon giocatore, anzi non buono, un ottimo giocatore. Infatti va in contropiede, salta l'uomo, anche grazie a un po' di fortuna, però il tiro sotto la traversa di sinistro è una roba, è un gioiello, è un gol meraviglioso, bellissimo, insomma, tanta roba. Pellegrini è un ottimo giocatore nonostante la giovane età e sarebbe bello averlo in squadra per diversi anni. Non so se avremo questa fortuna, anche perché credo che fra qualche anno ci saranno diverse squadre interessate a lui. Il secondo tempo parte molto molto bene per la Reggiana, anche perché il Siena credo che sia rimasto negli spogliatoi, poco convinto, poco deciso. Probabilmente il Siena era entrato in campo nel secondo tempo pensando di aver già perso la partita. In effetti, cioè, non c'era molto da cui appigliarsi per quanto riguarda il Siena. Infatti la Reggiana continua a martellare, a fare diverse azioni interessanti con Lanini, con Cauz, e arriva il gol di Cabasci che a mio modo di vedere è un'opera d'arte, cioè arriva vicino all'area, lascia andare un sinistro sotto l'incrocio dei pali, imparabile, veramente un'opera d'arte, un tiro che andrebbe rivisto e rivisto perché veramente ha fatto quello che era difficile da fare, ma soprattutto ha fatto un tiro che il portiere non poteva assolutamente parare. Arriva poi anche il gol di Lanini su calcio d'angolo, un calcio d'angolo dove c'è un ponte, dove qualcheduno, adesso non mi ricordo chi è stato, dà il colpo di testa, la palla va verso la porta, Lanini è più veloce e più lesto, nonostante ci sia il portiere in quella direzione lì e anche un difensore, Lanini è il più veloce, ma si vede che il talento e la capacità di segnare ce l'ha e infatti arriva prima sul pallone e riesce a fare il quarto gol. Ci sarebbe poi anche lo spazio per un altro gol per la Reggiana, però viene fermato praticamente sulla linea del colpo di testa di un difensore. Verso la fine la Reggiana si rilassa molto e arriva anche il palo del Siena che fa la miglior occasione all'88esimo con De Paoli che fa un bel tiro a giro colpendo il palo, se non mi ricordo, o l'attraverso il palo, adesso non mi ricordo bene, ma insomma, comunque va bene così anche perché eravamo già distratti a quel momento lì della partita che insomma
avevamo già convinzione che insomma sarebbe finita così, ed è in effetti finita così. Diciamo che l'azione del Siena viene poi più che altro costruita dalla disattenzione della difesa, che era ormai già convinta che la partita fosse finita. Però insomma 4-1 avrebbe cambiato decisamente poco gli assetti della gara, che è stata una partita giocata in maniera perfetta della Reggiana. La Reggiana ad oggi è prima, 46 punti, col Cesena 41, il Gubbio Lentella a 39 e la Cremonese, dai, ce l'ho con la Cremonese, anche perché oggi c'è stato uno striscione dei tifosi che hanno insomma dato sostegno ai fratelli della Cremonese. Detto questo, è la Carrarese che ha 36 punti. E domenica si gioca a Montevarchi contro il Montevarchi, appunto. Sarà una partita, non dovrebbe essere complessa. Montevarchi è penultimo, quindi insomma ci aspettiamo un'ottima prestazione e magari anche 3-4 gol come oggi. Detto questo, vi saluto e Forza Reggiana. Ciao a tutti!